Firenze, città circolare. Carmignano, sale la qualità della raccolta. Comuni ricicloni, in Toscana sono di Alia. AD Alessia Scappini, missione riciclaggio. Casa Sartori, quando i rifiuti diventano compost. Firenze punta a riciclare entro il 2024 il 55% dei materiali, con una raccolta differenziata oltre il 70%. Si chiama Firenze Città Circolare il piano di Comune e Alia di trasformazione dei servizi che gradualmente, entro il 2021, interesserà tutto il capoluogo toscano. Stiamo parlando di vetro, di carta, stiamo parlando di rifiuti urbani alimentari, tutto ciò che ci può consentire di produrre energia o comunque di riutilizzare i rifiuti che produciamo. E tra le innovazioni più significative sicuramente il biometano che verrà da questi impianti di biodigestione, biodigestori che utilizzeranno i nostri rifiuti solidi urbani per alimentare i veicoli di Alia. I fiorentini così producono rifiuti, con questi rifiuti noi facciamo camminare i mezzi per la pulizia della città. La nuova pianificazione punta sulla massima valorizzazione del riciclo e del recupero dei materiali, per ottenere attraverso una gestione innovativa l'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti e l'anticipo degli obiettivi di riciclaggio, 60% al 2025, 65% al 2030. La riorganizzazione coinvolgerà 200.000 famiglie e 28.000 attività produttive e commerciali e avverrà per aree omogenee per densità urbanistica e territoriale. Un progetto verde. Per fare di Firenze la capitale green dell'economia circolare in tutta Italia. Conta la quantità, ma anche la qualità. E così a Carmignano, Comune e Alia hanno pensato bene di iniziare un nuovo progetto per migliorare la raccolta differenziata. L'amministrazione comunale e Alia si sono messi d'accordo per cercare di alzare l'asticella rispetto alla precisione, perché i dati sono già ottimi, quelli della raccolta differenziata. Tutto nasce da un'analisi condotta dall'azienda di servizi ambientali che ha constatato che nei contenitori dell'indifferenziato finiscono per un quinto circa cibo e altri rifiuti organici. L'abbiamo scoperti andando a fare delle analisi specifiche sul rifiuto indifferenziato. Sono state analisi fatte a campione e queste analisi hanno dimostrato che circa il 25% di rifiuto indifferenziato è composto da rifiuto organico e quindi di provenienza organica, che può venire ovviamente da rifiuto domestico o da rifiuto di quelle attività commerciali di pubblico esercizio che producono imballaggi e producono organico. L'obiettivo del comune è far salire ancora la raccolta per far scendere la spesa delle famiglie e ridurre ulteriormente la bolletta dei rifiuti. Noi quest'anno abbiamo rinnovato il progetto Se sale la raccolta scende la spesa. L'anno scorso siamo stati capaci di far aumentare di 3,5 punti la raccolta differenziata, arrivando fino a 76,5 punti circa di raccolta differenziata, e di abbassare il costo della tariffa di 3,5 punti. Quest'anno proviamo a bissare il successo dell'anno scorso e quindi avere la capacità anche per il prossimo anno di ridurre nuovamente la tariffa. Il progetto ha preso il via all'inizio di luglio e riguarda un campione di 1.000 utenze tra domestiche, la maggior parte, e non domestiche, bar e ristoranti. Inizieremo a sostituire i bidoncini per la raccolta dell'indifferenziato, che siano più, diciamo, consoni, più rapportati alla quantità di indifferenziato che si dovrebbe produrre, con una logica di stimolare una raccolta più attenta. Con la sostituzione dei contenitori con altri di dimensioni più ridotte per la parte del residuo non differenziato, si cerca di creare le condizioni per una più accurata selezione e per un più accurato conferimento. Su 547 comuni premiati da Legambiente nell'edizione 2019 di Comuni Ricicloni, dove ogni cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo all'anno, 17 sono i comuni toscani. La quasi totalità, ben 15, sono serviti da Alia. Tra questi Lamporecchio e Monsummano sono stati premiati come migliori comuni free toscani nelle fasce comprese tra 5.000 e 15.000 abitanti e sopra i 15.000. Inoltre il comune di Prato, una delle tre province dove Alia gestisce il servizio di igiene urbana, è stato premiato dal consorzio di recupero vetro perché, accanto agli alti tassi di raccolta registrati, ha conseguito livelli qualitativi che consentono di ottimizzare il recupero e massimizzarne il riciclo dei rifiuti di imballaggio in vetro.
presentiamo la nostra esperienza, quella di essere un soggetto completamente pubblico che gestisce un territorio di 4.800 km quadrati, quindi 58 comuni, 1.500.000 di abitanti, con un contratto di concessione vinto con gara pubblica, e questo ci consente oggi di pensare un progetto nuovo della gestione dei rifiuti, andando proprio a valorizzare e a massimizzare quello che sono i rifiuti delle raccolte differenziate. Quindi un progetto basato sulle filiere industriali del riciclaggio per tutte le merceologiche, in modo da poter andare a recuperarle e a rimettere come materia nuova al posto delle materie vergini proprio nei contesti industriali. Polo di Casa Sartori è un sito dedicato al trattamento dei rifiuti urbani non pericolosi in particolare. Polo perché è costituito da più unità operative dedicate al trattamento dei rifiuti. Abbiamo infatti una discarica per rifiuti non pericolosi che ormai ha esaurito le volumetrie disponibili alla coltivazione, una stazione ecologica dedicata al conferimento di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi prodotti dalle utenze abitanti nei comuni gestiti da Alia, e l'impianto di compostaggio che è dedicato al trattamento e al recupero dei rifiuti organici e biodegradabili prodotti sempre nel bacino gestito da Alia per la produzione di ammendante compostato misto, un fertilizzante così definito dal decreto legislativo 75/2010, appunto la normativa di riferimento sui fertilizzanti. Benvenuti all'impianto di Alia di Casa Sartori nelle vicinanze di Monte Spertoli, di trasformazione dei rifiuti organici in fertilizzante per l'agricoltura. 100.000 tonnellate all'anno di rifiuti organici e biodegradabili che il polo di Casa Sartori trasforma in 20.000 tonnellate di compost. Il nostro è un viaggio attraverso le diverse fasi di produzione dell'impianto che lavora i rifiuti provenienti da Firenze, Prato e Pistoia. Questo è il primo locale impiantistico, il locale ricezione, dove vengono conferiti tutti i rifiuti organici, la Forzu, raccolta nel bacino gestito da Alia, che comprende le province di Firenze, Prato e Pistoia. Abbiamo conferimenti di Forzu misti, ovvero conferimenti di Forzu provenienti da una raccolta porta a porta e una raccolta a cassonetto. Sistemi di raccolta diversi che portano alla produzione di un rifiuto più o meno pulito e di conseguenza a una necessità di trattamento più o meno spinta nell'eliminare le impurità presenti all'interno del rifiuto. Il sistema con cui ci troviamo è comunque tenuto in depressione, ciò significa che l'aria viene aspirata da questo locale e recuperata nella successiva fase che vedremo di compostaggio. Siamo arrivati al locale Biocelle, dove i rifiuti tritati che abbiamo visto in ricezione vengono trattati secondo il processo di compostaggio. L'impianto è dotato di 24 biocelle. Una biocella è una stanza di profondità 25 metri, larghezza 5 metri e altezza 5 metri e mezzo. Il materiale tritato viene movimentato attraverso pala meccanica per essere messo all'interno delle biocelle, dove rimarrà per 28 giorni totali, ovvero per la durata del processo di compostaggio, che nel caso specifico dell'impianto si articola in due fasi costituite da 14 giorni l'una. Infatti dopo 14 giorni di trattamento una biocella viene aperta perché possa essere sottoposta a quei trattamenti meccanici necessari all'eliminazione della plastica e delle altre impurità. Siamo arrivati alla fine di questo nostro percorso, nel capannone dove viene stoccato il compost.
Questo è il locale dedicato allo stoccaggio del prodotto finito, ovvero dell'ammendante compostato misto destinato all'agricoltura. Viene prodotto in seguito al processo che abbiamo seguito durante questa visita, ovvero dopo la biostabilizzazione nelle celle e i due successivi trattamenti di raffinazione del compost, questo quindi è il locale di stoccaggio del prodotto finito.